Esce in questi giorni il nuovo album di un cantautore molto interessante. Con il suo disco d'esordio vinse la Targa Tenco 5 anni fa. Stiamo parlando di Piero Sidotti, con il suo nuovo album in questi giorni, con un tour teatrale che lo vede ancora insieme all'attore Giuseppe Battiston. Noi presentiamo il disco con Piero Sidotti, che è con noi questo pomeriggio. Benvenuto a Radio Gol, Piero Sidotti. Salve, salve. Dicevo, un disco nuovo, finalmente un disco nuovo molto atteso, visto la sorpresa dell'esordio, che 5 anni or sono vinceva la Targa Tenco come opera prima. Sono passati 5 anni, ma in questi 5 anni in realtà ha lavorato molto nella musica, ma non solo, anche nel teatro. Cosa è successo in questi 5 anni di distanza dal primo al secondo disco? Beh, insomma, diciamo che in questi 5 anni, vabbè, c'è stata la bellissima sorpresa della vittoria del premio Tenco, e poi dopo anche nel 2011, che il disco è uscito anche in Francia, questo con Armonia Mundi, anche questa è stata una bella sorpresa. E poi abbiamo fatto parecchi concerti e parecchie cose teatrali, anche con appunto Giuseppe Battistoni, appunto. Quindi insomma, diciamo, non siamo stati fermi, però 5 anni insomma sono abbastanza, quindi era il caso di uscire con un altro disco. E sono molto contento. E il lavoro con Battistoni in teatro, tra l'altro una coppia ormai affermata, perché avete uno spettacolo che gira da molti anni, e non solo, ma Battistoni lo ritroviamo in alcune delle canzoni del nuovo album. Sì, assolutamente, sì, abbiamo una collaborazione che dura da tanto tempo. Questo spettacolo ha dentro anche le canzoni del nuovo album, sia quello del vecchio che quello del nuovo, perché è appunto teatro canzoni, appunto per fare del teatro canzone bisogna sempre trovare che ci sia un bel filo logico tra la canzone e la parte narrata, no? E quindi anche le canzoni via via si sono modificate, tentando di contestualizzarle sempre di più allo spettacolo. Quindi alcune canzoni del disco vengono anche proprio da delle suggestioni dello spettacolo, e diciamo, quindi cioè, ci sono entrambi brani, sia dal vecchio disco che dal nuovo, e questo spettacolo parla di un precario, appunto, che sono io, che mi devo reinventare svariati mestieri, diciamo, per barcare il lunario, e un professore, che è appunto Giuseppe Battistoni, il quale invece è un cinico filosofo della vita, diciamo che è un fautore della filosofia del nulla, della navigazione sottocosta, dell'imbrogliare il prossimo, di cavalcare gli stecchi altrui, di riuscire comunque a emergere alla meno peggio, a galleggiare, diciamo, in un momento di crisi e di difficoltà. Si parla quindi di argomenti molto attinenti alla realtà quotidiana. Il titolo del disco invece farebbe pensare a tutt'altro, perché è semplicemente come fosse un ritornello, la la la. Come mai questo titolo? Sì, beh, perché diciamo, a me piacciono molto i dischi che hanno un concept, insomma, diciamo che hanno un elemento conduttore in tutte le canzoni. Allora, se Gente in attesa aveva questo elemento conduttore che parlava di persone in attesa, anche che stavano in attesa, giocava su questo doppio significato del termine. Questo disco, La La La, parla di gente che è alla ricerca di qualcosa, appunto si interroga praticamente, cioè ogni canzone gravita attorno dei piccoli misteri della vita, e ci si chiede se la vita, se risolvendo le incognite, l'equazione della vita, alla fine si avrà come risultato un numero preciso, un qualcosa di definito, ecco. E invece sì, appunto, è evidente che in realtà la vita è più irrazionale, di impalpabile e di indefinito, e quindi La 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 è come, diciamo, una piccola risposta a grandi domande, no? Perché di fronte a delle enormi domande che uno si può porre, l'unica che possiamo dare è godere cantando, insomma, cioè vivere e basta, praticamente. Questo ha un significato che mi piace dargli. Poi La 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 è anche una canzone che è presente nel disco, e La 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 è un motivetto che canto spesso dentro le canzoni, appunto. C'è una canzone del disco che si chiama L'Oro, dichiarato che è quasi un manifesto del perfetto idiota e ignorante contemporaneo. Per chi è il perfetto idiota e ignorante contemporaneo? Ma insomma, guarda, parla di, è visto dall'aspetto, parla di queste persone che arrivano ad andare sui gommoni rischiando la vita perché scappano da una vita insostenibile, e parla di altre persone che le guardano con molta diffidenza, e quasi fossero loro causa di tutto, e alla fine ci si dice appunto che era molto meglio quando si viveva in cento senza avere
invasioni dallo straniero, diciamo che questa paura verso il diverso è qualcosa, è un atteggiamento mentale che è un po' idiota. Poi dopo chi è attualmente è abbastanza, mi pare che ci sia un atteggiamento abbastanza diffuso che sta facendo anche parecchi voti, sta prendendo, ecco. Come dicevi, il disco è praticamente nato da questo spettacolo teatrale, alcune delle canzoni del disco sono canzoni dello spettacolo teatrale, però in realtà il disco ha anche una sua vita autonoma oltre il teatro. Sì, certamente sì, beh, è comunque un disco musicale, poi dopo le suggestioni si intersecano anche con le suggestioni dello spettacolo, ma sicuramente ha una sua vita, come è giusto che sia. Difatti anche farò, dopo questa tournée teatrale, seguiranno ovviamente dei concerti dove proprio si presenta il disco nuovo. Sicuramente è comunque già una bella occasione per far sentire le canzoni, appunto queste, perché un po' di canzoni che sono presenti in questo disco. E a proposito dell'aspetto musicale del disco, ricordiamo che ci sono anche alcuni ospiti davvero di rilievo, come Antonio Marangolo, che è uno dei musicisti più apprezzati nel mondo della canzone d'autore, ma anche Gian Maria Testa, ospite in un altro brano. Sì, assolutamente. Beh, Antonio Marangolo, diciamo che è una persona con cui lavoro da ormai da tantissimi anni, sono più di 15 anni, 16 che lavoriamo sempre assieme, e quindi sì, ha curato gli arrangiamenti assieme ad Antonio della Marina. E, diciamo che Antonio Marangolo ha messo a punto tutta la sua classe, ha arrangiato i pezzi, e Antonio della Marina ha dato un uso assolutamente innovativo dell'elettronica, nel senso che non ci sono delle tastiere, ma ci sono nel disco dei suoni appositamente costruiti, diciamo, si chiamano onde sinusoidali, non vorrei addentrarmi troppo in questo argomento perché non sono ferratissimo, comunque fondamentalmente sono suoni appositamente costruiti da Antonio per il disco. Poi Gian Maria Testa fa un assolino di chitarra in una canzone, questa è una cosa, un motivo di estremo onore avere Gian Maria in questo disco. Le canzoni del nuovo album di Piero Sidotti le potete ascoltare dal vivo questa domenica al Teatro Civico di Vercelli, dove andrà in scena lo spettacolo teatrale di Piero Sidotti e Giuseppe Battiston, Il Precario e il Professore. Grazie ancora a Piero Sidotti, buon lavoro e buon tour. Grazie a voi, grazie, e ci vediamo a teatro.